Lume di candele, abeti verdi e il buon profumo di dolci fatti in casa. Cari amici guangustai, il Natale è una festa per il cuore. E per addolcirlo ancora di più abbiamo qualcosa di speciale per voi. Siamo a Cavalese, ospiti di Alessandro Gilmozzi, chef stellato del Trentino che rivela la sua ricetta segreta di un vero ed antico classico, i Bassini de Trent, o come qualcuno li chiama, i cugini dei macaron francesi. Incredibilmente deliziosi e facili da preparare. Alessandro, io direi, cominciamo! Grazie Karin, è un piacere essere qui. Grazie dell'invito e speriamo che con questa piccola ricetta riusciamo a far divertire i nostri ospiti con per questo bellissimo Natale. E abbiamo bisogno di questi ingredienti. Cominciamo con la ricetta e quindi le prime cose che andremo a fare, prenderemo metà del nostro zucchero a velo, quindi due cucchiai, e li mettiamo nella nostra planetaria, bene, e poi andiamo ad aggiungere il nostro albume. Proprio come nella stagione invernale, ora ci serve un po' di neve. Sbattiamo gli albumi con lo zucchero a velo e montiamoli a neve fermissima. Che bellissimo fiocco, guarda, perfetto. Adesso mettiamo da parte l'albume montato a neve e cominciamo con gli altri ingredienti e li mettiamo nella ciotola. Mescolate la farina di mandorle, lo zucchero a velo, la cannella, i semi di finocchio e, per un profumo natalizio, l'olio di cembro in una ciotola, uno dopo l'altro, e aggiungete un uovo intero. Mescolate il tutto fino a formare un composto omogeneo. Eccoci qua, non serve tantissimo, Successivamente aggiungete delicatamente gli albumi montati nell'impasto e lasciate riposare il composto per 30 minuti. Eccoci qui di nuovo, il nostro impasto ha riposato mezz'ora, siamo andati a metterlo nel nostro sac à poche, daremo un piccolo taglio in modo da formare il nostro buchetto e andremo a comporre i nostri basini de Trent con un diametro di 3 cm circa. Alessandro, siamo già a buon punto e i nostri bassini de Trent sono quasi pronti. Quali sono i prossimi passi? Ma direi che siamo a ottimo punto, abbiamo fatto un lavoro bellissimo, tu sei bravissima e adesso andiamo a infornare a 170 gradi nel nostro forno per circa 20 minuti. Eccoci qua, i nostri bassini de Trent sono diventati bellissimi, che avevamo qualche dubbio, ma bellissimi davvero, e quindi io andrei a cominciare a farcirli. Noi abbiamo scelto una crema di castagne, perché comunque ne abbiamo fatte tante quest'anno e quindi era bello avere anche questo, però potete utilizzare una marmellata di albicocche, una ganache di cioccolato, anche una semplice Nutella, ma soprattutto in questo periodo con la zucca candita è buonissima. Mettete il ripieno sulla parte interna di un biscotto e copritelo con l'altra metà. Premete leggermente e voilà! I vostri deliziosi basini de Trent sono pronti. Ecco, tu pensa che questo dolce è nato nel 1500, quindi ancora prima dei nostri macaron. Quindi è veramente una ricetta storica, io ci tengo tantissimo a dirlo. Grazie mille caro Alessandro per questa ricetta deliziosa e con questa prelibatezza del Trentino vi mandiamo i nostri auguri, buon divertimento ai fornelli e soprattutto un buon periodo natalizio. Alla prossima edizione di Oireggio con gusto e buon Natale! Buon Natale.